dopo Dragon Ball Super. È una serie originale, non serve controllare. Iper Ultra rientra nella tutela europea in quanto parodia. Nemici più forti e disegni peggiori, ma forse di super migliori. Sono passati ormai 2 anni da quando Goku ha sconfitto l'ultimo nemico, di cui non ricordo il nome. Ma una nuova minaccia sta per abbattersi sulla Terra. Un essere guarda caso leggermente più forte del precedente. Chi sarà questo nuovo e inaspettato nemico? Il ritorno di Freezer! Devi spiegarmi il tuo segreto di bellezza. Sembri molto più giovane da quando hai fatto la saga di Cell. È una crema speciale della Capsule Corporation, vero? Nessuna crema, Kiki. Sono i disegnatori che hanno avuto qualche svarione. Guarda Krillin cos'è? Il curioso caso di Benjamin Button. Ah, non c'è verso. Coi capelli faccio sempre schifo. Siete comunque tutte e due delle bellissime donne. Anzi, ormai si può dire che siete delle MILF a tutti gli effetti. Posso dire MILF in televisione? Ah, già, ma non siamo in TV. Posso finalmente dire quello che voglio senza essere censurato! Mi piacciono le tette e i culetti! A proposito di tette e culetti, sento un'aura malvagia avvicinarsi alla Terra. Si tratta di un'aura poco potente? No. Un'aura mediamente potente? No. Un'aura potente in modo cospicuo? No, si potrebbe definire senza timore di sovrastima che si tratti di un'aura potentissima! Chi è? Sono Freezer. Sono venuto per distruggere la Terra. C'è Goku? No, Goku non c'è. Ma non c'è mai quando arrivo. Vuoi che gli lasci un messaggio? Ma quale messaggio? Sarò io il tuo avversario. Per te basto e avanzo. Vegeta, ti consiglio di farti da parte. Non sei abbastanza forte per me. Ti farò passare la voglia di venire sulla Terra senza il permesso di soggiorno! Ma che paura. Ci stiamo cacando sotto. Sì, cita pure i corti di Aldo, Giovanni e Giacomo. Avrai poco di che citare quando vedrai quanto sono diventato potente. Si dà il caso che dall'ultima volta mi sia allenato un'intera settimana svegliandomi alle 6:30 ogni mattina. Cosa? Alle 6:30 ogni mattina? Quindi, preparati a vedere il frutto di tutti i miei duri allenamenti. Ma che? È una nuova trasformazione. Non gli ho ancora dato un nome, pensavo a Chocolate Freezer. Che ne pensi? Beh, ci starebbe bene anche Shit Freezer. Oppure Freemerd. Preparati, Freemerd. Stai per essere eliminato per sempre. Ma come ti permetti? Big Bang! Bunga Bunga Flash Finale! E bravo il mio maritino col culetto sodo. L'ha colpito in pieno, sicuramente è morto. C'è ancora molto fumo e non si vede niente, ma sicuramente è morto. Ragazzi, tutti a casa, Freemerd è morto senza dubbio. Di solito non sconfiggo mai un nemico con questo attacco. Ne sconfiggo mai un nemico a inizio puntata. Ne sconfiggo mai un nemico. Ma stavolta ho un buon presenti. Che cosa? Tutto qui? Ma quel mostro marrone è ancora vivo? Un altro mostro marrone sta arrivando nei miei pantaloni. A quanto pare non avete ancora capito che mi sono alzato alle 6:30 per un'intera settimana. Il mio allenamento mi ha reso imbattibile. E ora ne pagherete tutte le conseguenze. Maledizione. È la fine. Maestra Brilliant. Non così in fretta, Freemerd. Goku. Goku, Maestra Brilliant. Sempre all'ultimo momento, Goku. Dove eri finito? Ero in bagno, stavo finendo un'altra battaglia. Ma sembra che debba affrontare un secondo round. Ti farò passare la voglia di scherzare. No, sarà a te che passerà la voglia di scherzare dopo che avrai visto la mia trasformazione. Preso? Questo si chiama Super Saiyan Blue. Oh. Ho già provato Vegeta. Devi trasformarti in Super Istinto Ultra, insomma quello coi capelli bianchi. I tuoi amici hanno ragione, così non hai speranze. Non riesco ancora a padroneggiare la trasformazione finale. Dovresti provare a uccidere qualcuno per darmi un po' la carica. Volentieri. Vediamo con chi potrei cominciare. Ci vediamo alla prossima, amici. Oh no, questo non lo dovevi fare. È stato un errore. Adesso sì, che sono arrabbiato. Mamma mia, quanto sono arrabbiato! Adesso vedrai! Mi sto per trasformare! Adesso! No, non ce la faccio, ragazzi. Krillin ormai non fa più effetto. Intanto, sul pianeta dei Kaioshin Shunshan, fammi del tè, Zamasu 2. Non c'è più tè, signore. Cioè? È vuoto. Cioè? Non c'è più tè. Come sarebbe? È vuoto. È questo che volevi dire? Fammi del tè, Zamasu 2. È vuoto. Cioè? Non c'è più tè. Allora va e riempilo. Fammi del tè, Zamasu 2.
Eccomi, ci sono quasi. Super istinto ultra in arrivo, gente. Sta arrivando. È inutile, Goku. Ormai ho ammazzato quasi tutti sul pianeta. Ma una volta c'ero riuscito. Siete come il dentifricio per denti. E ora cancellerò il vostro pianeta dalla galassia. Questa volta è la fine, Kakarot. Lo dicevo che aveva un'aura potentissima. Scusatemi, amici, ho fatto un epic fail. I want to know. Vorrei sapere. Cos'è questa voce conturbante? Vorrei sapere. Cosa? Adrian! E allora, cos'è successo qui? Sono tutti morti. E tu chi saresti? Mi presento. Il mio nome è Adrian. E non sopporto i malvagi come te. Attento, Adrian. È molto potente. Il vero potere non sta nella forza, Goku, ma nella bellezza della natura. Che buffone. E buffone? Io? E allora aspetta di vedere la mia trasformazione. Eccomi. Strabiliente. Urca! Sembri molto potente, Adrian. Non so chi sia quest'uomo che chiami Adrian. Io sono la volpe, ma deve essere affascinante questo Adrian. Ti sei solo vestito da Zorro. Vediamo come te la cavi con questo. Attento, Adrian! Volevo dire Zorro. Neanche uno come Adrian riuscirebbe a sopravvivere a quei colpi. Ne hai avuto abbastanza? Io sì, e tu? Cosa? Sei davvero grande, Adriana Volpe. Ritieniti fortunato, Freemer. Avrai l'onore di assistere alla mia ultima trasformazione. È la più potente. Cosa? Un'altra trasformazione? Impossibile. Ecco fatto. Che diavolo è? Che potenza! Maledetto Adrian, sei sempre un passo davanti a me. Il mio nome è Darian. Sono un guerriero che ama la pace e la natura. Anche prima amavi la natura. Ma adesso di più. Ne ho abbastanza di quei travestimenti idioti. Preparati ad essere distrutto! Sei tu che sarai distrutto, insieme a tutti i poteri forti e alle industrie che inquinano. I want to know. Vorrei basta, sapere. Basta! Vorrei sapere. Prego, come questa fa la gente a concepire nel profondo di poter vivere nelle case d'oggi. Spero che con le sfere del drago si possa far tornare tutto come prima. Scusate ancora per il disturbo. Sono stato un vero disastro. Ciao, Freemer! Volevo dire, Freezer! Come diavolo hai fatto, Adrian? Io non ho fatto niente. È stato Darian. Ha smosso la sua coscienza con una canzone. Ti prego, Adrian, insegnami a cantare. Magari un'altra volta. Adrian ci ha insegnato che il vero potere forte non sta nell'aura di una persona, ma nei banchieri e nei ricchi malvagi. Se avete ancora bisogno di me, fatemi un fischio. Ora vado a salvare qualche fanciulla per strada. Le ragazze d'oggi hanno la mania di bere un po' troppo e si ficcano spesso nei guai. Sei sempre il solito. E così, ancora una volta, Adrian salva la Terra dalla nuova trasformazione di Freezer. Con una semplice canzone ci ha insegnato che la natura è meravigliosa e che non è giusto che i ricchi controllino le nostre menti. Sei davvero forte, Adrian. Ehi, ragazzi, che cos'è quel meteorite che... Tutta l'Europa in quanto parodia. Nemici più forti e disegni peggiori, ma forse di super migliori.